sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Buonasera, mister. Troppo divario tecnico, però mi consenta un Lecco, forse mi sbaglio, un po' presuntuoso. Nella prima mezz'ora ho visto giocatori francamente con piedi imbarazzanti tentare dei dribbling a 20 metri dall'area piccola di fronte a una squadra con un tasso tecnico di questo livello come il Parma capolista. Francamente imbarazzante, non so come la penserei. No, può essere una lettura, non è sicuramente presunzione, ma a mio avviso è voglia di giocare e voglia soprattutto di mettersi in mostra. In quelle giocate dove abbiamo preso gol si poteva fare sicuramente delle scelte diverse, sono errori tecnici. Lucio ha fatto una buonissima partita, ha fatto quell'errore, lo stesso Ale. Sono errori che si possono evitare, ma è tutto l'anno che li facciamo, ne parlavamo anche in altre conferenze. Sono errori che facciamo tutto l'anno e li paghi. Poi viene a giocare con una squadra che ha 50 punti più di te, un motivo ci sarà, e se concedi quelle cose a una squadra così strutturata, così forte, così ben messa in campo, la paghi. Però non credo che sia presunzione, secondo me più che altro è non voler dimostrare di aver paura, e a volte facendo quello si può peccare, una finta presunzione, quindi non era assolutamente una cosa che era nella sua testa. Voleva fare una giocata tra virgolette pulita, non gli è uscita e abbiamo preso questo gol. Ecco, ma mi sfugge però il senso, qual era la consegna per i suoi giocatori oggi? Venire a Parma, che tipo di partita fare? Perché noi abbiamo visto un Lecco che ha tentato troppo di costruire contro una squadra che invece andava contenuta in modo un pochino più deciso. Francamente poi la conseguenza è stato che dopo 30 minuti 3-0 si è avuta poi nel proseguo di partita la sensazione che Parma ha tirato un po' indietro la gamba, perché insomma il risultato era già acquisito. La colpa è mia, perché le consegne le do io, quindi abbiamo cercato di impostare una partita come abbiamo impostato anche le altre, venire a giocare a viso aperto come abbiamo fatto anche con la Reggiana, con Venezia, o la prima con lo Spezia, e abbiamo provato a fare il solito nostro calcio. È logico che, ripeto, se concedete gol in quel modo lì a una squadra così forte ti mette in grande difficoltà. Poi dopo sicuramente l'ambiente ti mette in difficoltà, le pressioni sono tante, sono stati importanti che magari molti giocatori non hanno mai visto. Oggi ha anche esordito Salomà, fa molto piacere, è un ragazzo che è sempre impegnato, quindi è logico che la prima difficoltà, quando le cose non vanno bene, è la prima cosa che salta è la testa. Quindi si perdono un po' di certezze, si perdono magari la voglia di andare a prendere gli alti, faccio la corsa in meno perché ho paura di prendere gol, e dopo quando iniziano ad allungarti ti fanno male. Sì, mister, una domanda si è inevitabile, eravate all'aritmetica, ovviamente era un verdetto che di fatto era già scolpito in questo campionato. Adesso la domanda che mi viene da fare è: con che spirito affrontare queste ultime tre partite? Più volte detto che deve essere una ritorna. Hai detto bene, una cosa che dal primo giorno che sono arrivato gliel'ho detto ai ragazzi: non mi interessa, qualsiasi cosa succederà, devono essere in grado di andare oltre a questo, perché devono, quello che ho sempre detto, onorare la passione dei tifosi. Anche oggi volevo fargli un applauso ai tifosi perché sono stati eccezionali, ci siamo fermati più del solito sotto la curva e ci hanno sorretto, spendono soldi, spendono tempo per seguirci e sono sempre molto vicini alla squadra. La contestazione ci stanno, perché comunque è stato un campionato fallimentare, però la crescita di ognuno di noi passa anche da questo, e si continuerà, e si continuerà facendo le cose al massimo. Già da domani si pedalerà. Mister, mi sembra che hai mai creduto in uomini, nel senso che oggi mi hai stupito nel tempo di mettere centravanti, poi quindi Novakovic, non è un terzino. Abbiamo visto poco, per cui sappiamo che è poco. Comunque non è un centravanti. No. E avevi Salcedo in partita. Sì. Gabriel, la mia fortuna è che ci ha giocato insieme ai tempi di Renate, quindi lo conosco bene, ed è un attaccante esterno. Ha provato a fare anche quel ruolo lì, e abbiamo provato. In quel momento ho fatto quelle scelte, quindi non ci vedo niente di particolare. Avevamo delle defezioni,
ci mancava un attaccante di caratteristiche simili all'inglese, a Novakovic, che è inglese, quindi abbiamo optato per questa soluzione. Ho messo dentro due attaccanti che sono mai parigini, e hanno provato sempre a spingere, poi sono scelte che si fanno. Anche Guglielmo Occhi per me è un difensore, Guglielmo Occhi non è un difensore, lo sappiamo, però sì, siamo sempre lì, essendo di poi, Metz Lemens ha fatto la sua partita, l'ha fatto bene, aveva dei clienti molto scomodi, poi è entrato anche Camara, che secondo me è un giocatore eccezionale, ha fatto vedere grandi qualità, ed è normale che viene a Parma, la sua prima partita in uno stadio così, contro giocatori così forti, qualche errore si può fare, però ha fatto la sua partita, quindi non gli posso dire nulla. Mister, hai detto fallimentare giustamente l'appellativo giusto, è un anno che ci spacchiamo la testa con analisi, riflessioni, via dicendo, e poi tranne un breve periodo non è mai cambiato nulla, quindi insomma fallimentare il termine più che giusto. Tu questa squadra l'hai vista nascere, crescere, demolire, perché ti hanno demolito un gruppo a gennaio, non dimentichiamolo, ripartire senza avere un gruppo, perdere 7 partite, via dicendo, sei uscito 2 mesi, hai visto tutto da sopra e sei tornato, e questa squadra ti ha dato qualcosa. Vuol dire che in te comunque aveva fiducia nel lavoro che avete fatto. Dice analisi fallimentare perché evidentemente tu un'analisi di questa retrocessione te la sei già fatta in testa. Ti faccio questa sola domanda. No, hai detto bene, fallimentare perché appunto abbiamo fallito nella nostra tra virgolette missione, che era quella di provare a salvarci. Sapevamo che sarebbe stata un'impresa incredibile, e quando sono tornato la prima cosa che gli ho detto non era pensare alla salvezza, ma appunto cercare di dare il massimo per ottenere il massimo. È stata un'annata di grandi rimossi, sicuramente si poteva fare tanto in modo diverso, in modo migliore, però ripeto, le colpe principalmente sono le mie, che adesso sono qua a fare allenatore, quindi non sono riuscito a permettere a questi ragazzi, che sono eccezionali perché si spendono in tutti gli allenamenti, non gli ho permesso di poter raggiungere quel tra virgolette sogno che per me era la salvezza. Però sì, di analisi ne ho fatte tante e continuerò a farne, però ti ripeto, dobbiamo pensare già alla Sampdoria, quindi stiamo già pensando alla prossima partita. Qual è la caratteristica di questo Parma che vi piace? No, è proprio la qualità dei singoli che è eccezionale, è una squadra, si vede costruita bene, una squadra che gioca bene perché si muovono bene in campo, sono messi bene in campo e si vede comunque l'utile che ci girano intorno, il divario di categoria è, ripeto, 50 punti di differenza, vuol dire che qualcosa c'è. È una squadra che è bella da vedere, è una squadra che ha avuto un leggero calo come l'hanno avuto tutti in questo campionato, perché è un campionato tostissimo, e sono sicuro che farà il suo percorso perché è una squadra, ripeto, forte, non avrà problemi. Vincenzo Perino, Piazza di buonasera. Buonasera. E mi riaggancio alla domanda del collega a proposito dell'analisi generale su quella che è stata la stagione. È vero, ci sono stati dei momenti, soprattutto nella gestione che lei ha condiviso con Mister Bonazzoli, dove si è visto qualcosa, dove si è riusciti anche a competere con squadre che sulla carta erano superiori a voi. Ecco, quando ha inciso magari nell'arco di tutta la stagione il fatto che Milecco fino a pochi giorni prima dell'inizio del campionato Serie B non sapeva quale dei due campionati disputare, Serie B, Serie C, e anche la società ha potuto lavorare poco sul mercato e vi siete poi trovati a gestire una rosa tanto abbondante? No, l'analisi è giustissima, ha inciso veramente tanto, perché poi l'avevo vissuta direttamente anche con Mister Foschi e è stata tosta, non si sapeva, eravamo in ritiro, non sapevamo se eravamo in C, se eravamo in B, a volte dicevamo anche che non riuscivamo forse neanche a scriverci in C, quindi è stato difficile, sono arrivati i giocatori che poi sono andati via, il mercato era chiuso, è stato un grosso handicap, e non è assolutamente un alibi, una scusa, però questo, ripeto, è un campionato che non perdona. Appena abbassi la concentrazione, appena sbagli qualcosa, anche minima, ti castiga, e sicuramente non è stata una cosa semplice partire. Poi abbiamo provato ad addrizzarla e siamo arrivati ad oggi. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere risultati. Grazie. Posso una? L'ultima? Sono qua. Sì, velocissimo. Carlo Chiesa, 12 TV Parma. Buonasera.
Vi abbiamo seguito qui da Parma, soprattutto da gennaio, perché c'è inglese che è stato dato a voi. Volevo un giudizio sul giocatore, come sta, come lo vede? Però abbiamo avuto un infortunio questa settimana e lo stiamo cercando di gestire, però il giocatore non si discute. Se discuto il giocatore vuol dire che ho qualche problema. E soprattutto non discuto la persona, perché è un ragazzo eccezionale che ha cercato subito di capire in che ambiente arrivava e si è messo a disposizione. Ha dovuto trovare un mutaggio perché arrivava da un periodo lungo di stop, quindi non è stato facile per lui. Però è un ragazzo che, indipendentemente da tutto, ha dato tanto sia dentro il campo che fuori dal campo, è uno spogliatoio, quindi è un piacere poter allenare un giocatore così importante. Avete fatto quello che dovevate fare anche nelle proporzioni, aggiunto? Ma oggi abbiamo fatto, soprattutto nel primo tempo, una grandissima prestazione contro, e a vederla dopo sembra tutto facile, però oggi è prova di forza, prova importante sotto ogni punto di vista, e bella atmosfera, un bel clima. E ci sono due nei, però, se vogliamo, siamo in attesa di capire come sta Benek, e ripetiamo un commento anche per questo giallo per Camara, che ci sembra un po' eccessivo, vi va a complicare un pochino la vita adesso. No, di Benek nulla di sembra, ma comunque faranno gli accertamenti, e dal campo sembrava una cosa molto più seria, sembra meno, però pensare per questo finale è complicato, mi dispiace. Questo sicuramente è un aspetto molto negativo, mi dispiace per Adrian. E su Camara spiace tantissimo per lui, perché era entrato veramente con il piglio del Camara che conoscevamo, e al di là del gol ha dato, in un momento di pausa della partita, lui ha acceso qualcosa. Però insomma, se andiamo ancora altre due partite, insomma, dopo pare. Chiesa. Buonasera, mister. Buonasera. E complimenti. Per me dietro, Hernani trequartista, per me fa due gol inserendosi, diciamo così. Cambio Camara, Son costruiscono un quarto gol. Lei si tiene sempre un passo indietro ai giocatori, però oggi dobbiamo dire che tanta vittoria anche per il Pecco. No, io voglio stare sempre davanti a loro, perché se no come guardi l'altri, se no me la fanno, quindi io cerco in questo senso, voglio starli davanti per cercare di capire le cose. Però le qualità le mettono loro sul campo, e oggi gli ingressi molto positivi, ma anche l'inizio, a me è piaciuto l'atteggiamento della squadra, il continuo, il volersi aiutare continuamente, parlare, stare dentro, vivi, e anche nella parte, ripeto, dove nel secondo tempo c'era un po' di calo, c'era un continuo voler stare insieme, e questa è stata la forza. È una partita, un'ulteriore partita che è stata vinta con merito, e abbiamo fra 3 giorni ancora un'altra partita, quindi ecco, ancora non bisogna tenere dentro tutto, perché In queste ultime partite la difesa ha sorretto un po' l'attacco, che ha fatto un po' fatica a segnare. Oggi perfetta alchimia tra i due reparti, l'attacco ha segnato, la difesa ha retto ed è arrivata a 411 minuti di partita. Ma la solidità della squadra, quando una squadra è solida anche sotto l'aspetto mentale, è riuscita a fare tutte e due le cose. Noi abbiamo fatto un gol, un grande recupero palla, altri con una riaggressione feroce, e però questo è quando tutta la squadra, tutti i reparti sono stretti, questo ci permette di essere molto più efficaci in queste zone, e poi la qualità dei ragazzi che viene messa lì sul prato. C'è da essere contenti, perché non è assolutamente scontato né il risultato né le dimensioni, però partire meno e c'è ancora lavoro dentro. Giovanni. Senti, oggi, soprattutto nella prima mezz'ora, poi la partita è durata poco di più, cioè la prova mezz'ora, si è reso quel Parma
veloce, come dire, quasi implacabile sul primo errore degli avversari, il primo errore che hai detto tu, inserimenti da dietro, sembrava quasi che quella polvere che forse si era vista all'ultimo momento fosse stata spostata via. Cosa è successo? E che fare questo tipo di partite per 12 mesi ci può stare qualche volta, però io torno indietro, abbiamo fatto anche le partite in cui non abbiamo trovato il gol e siamo stati più sporchi sotto porta, penso alla partita del Catanzaro, perché noi abbiamo avuto tante situazioni che abbiamo recuperato palle lì, siamo stati poco lucidi. Oggi in quell'azione di ripartenza, di riaggressione, di giocare in veloce, sono state fatte tutte al momento giusto, va bene, ma bisogna ancora continuare a fare perché abbiamo ancora 3 partite e quindi questo c'ho il gruppo a disposizione, tutti stanno bene, a parte insomma queste piccole cose, e bisogna continuare, c'è poco da aggiungere perché quello dicevo prima, arrivato a un punto del campionato in questo momento con tanti punti e i discorsi sono ancora tutti aperti, è la dimostrazione di un campionato straordinario, affascinante, complicato e molto impegnato. Quando hai fatto Milan non è che non abbia gradito, però sembrava, come dire, porca miseria, mi stavo divertendo, stavo giocando. Ci sono abituato, ma questo è un po' lì. Ciao mister, complimenti. A proposito di questo, cioè, io oggi ho visto una squadra che non ha sentito la tensione del momento. Tensione del momento dettata dal fatto che mancano 4 partite alla fine, gli avversari non mollano. Una squadra che si è divertita oggi. A un certo punto sembrava che tutti volessero fare gol, riusciva tutto. Questo è un segnale di maturità, serenità e anche che conferma il vostro stato di salute da vari punti di vista. Ma la squadra, nel momento in cui abbiamo trovato anche il gol, insomma, nella parte iniziale della partita, come ci è capitato quasi sempre durante la stagione, in questo momento hanno trovato anche quella leggerezza di voler fare le cose e quello ha aiutato un po', alimentato l'entusiasmo, la voglia di partecipare, di fare, e in alcuni momenti forse siamo andati anche oltre quella, forse in overconfidence, però io preferisco una squadra che si comporti così, che mantenga questa leggerezza, anzi, perché abbiamo bisogno, per giocare un bel calcio bisogna avere questo tipo di atteggiamento. E per i ragazzi gli ha insegnato bene, perché prima Bernabei ho detto Adrian ci manca tanto così, lui mi ha subito bloccato, ha detto no, ci mancano 9 punti. Io non, è quello che si respira dentro lo spogliatoio, mancano ancora 3 partite, ci sono 9 punti in palio. Vincenzi, poi Bellino. Ciao, buonasera, complimenti. Buonasera. Hai detto bene che meno grave, può essere meno grave di quello che si una? Hai qualche notizia in più? No, insomma, io, quello che mi dicono, faranno gli accertamenti un po' più profondi, in maniera un po' più dettagliata, però insomma, il problema evidentemente c'è stato. Si torna in campo già mercoledì, quindi insomma ci sarà anche poco tempo, ma confidi invece di recuperarlo, visto che perdiamo Cavaradio, insomma, sì, cerchiamo di capire. Su Dennis è stata fatta una valutazione un po' più generale, un po' più pensando a, perché la settimana comunque l'aveva completata e niente di particolare, però tra il beneficio e il rischio, insomma, di tenerlo in campo, rischiare era. Abbiamo preferito prendere la strada un po' più prudente, vedremo. Però abbiamo un gruppo, ho un gruppo e quindi ho la possibilità di fare delle scelte. Mister, ben trovato, complimenti per la vittoria. Oggi secondo me è una partita che a livello tecnico ha una qualità altissima. Mi vorrei soffermare su 2 aspetti. Nel primo tempo la catena di destra funzionava alla perfezione, cioè Hernani e Del Prato si intercambiavano benissimo e ogni volta uno dei due riusciva ad andare al cross e da lì sono nate quasi tutte le azioni da gol. E poi lo so che lei non piace parlare dei singoli, però nonostante 4-0, quindi un risultato così importante,
altra grande prova del portiere Cicizzola, decisivo in quei pochi momenti di flessione quando la parlavo di solidità, insomma, quando tutti sono accesi, quello Leo è stato importante perché ci sono state delle situazioni di pericolo, si è fatto trovare pronto, tutta la linea ha lavorato molto bene, però io parlo di squadra solida, di una solidità fisica ma soprattutto mentale, perché affrontare questa partita in questo modo, ho fiducia nei miei e questa è la dimostrazione, perché oggi l'hanno affrontata con il pivo giusto. Collega di Lenco, poi Cesce, poi chiudiamo. Sì, speravo andata e troppo la venuta. Va bene, tanto. Mister, buonasera, vi danno la provincia di Capito. All'andata Lenco vi aveva messo in difficoltà con l'aggressività, con la prontezza, insomma, e con tanta umiltà. Non è stato stupito il Lenco così presuntuoso che cercava di palleggiare in faccia, che poi infatti ha preso il gol perché ha tentato di fare questa cosa. La squadra ultima in classifica doveva tentare tutto per molto oggi. Grazie. No, ma noi oggi abbiamo fatto una partita con grande spessore e insomma ricordo anche la partita d'andata molto bene, anzi noi tutti ce la ricordiamo molto bene quella partita, però ormai è passato e oggi nell'ultimo periodo comunque Lecco ha fatto queste cose, ha vinto anche le partite, si è giocata le partite in questo modo, però noi l'abbiamo oggi non gli abbiamo permesso, non abbiamo concesso questo tipo di atteggiamento, di voler venire qui e giocare il calcio, insomma, che vogliono fare. Buonasera, mister. Buonasera. Senti, mettendo più avanzato e per quanto più arretrato, tu avevi lasciato libero il centro mediano, cioè diciamo costruisci i giochi, non c'è. Era un rischio calcolato. Ma no, noi lì abbiamo recuperato la palla, no, no, non c'era la voglia di lasciare degli innocenti liberi, perché noi, insomma, quando ho fatto la scelta di giocare con Hernani, di lasciare Berna un po' più basso, perché avevamo anche la possibilità di attaccare gli spazi con Hernani, un po' più predisposto, e poi nella fase di aggressione anche Hernani riesce a coprire campo, quindi lavorava sia sul centrale ma anche su degli innocenti. Ma Hernani avanzato è stata una nostra sorpresa, secondo te, che è stata anche la chiave della partita? No, ma io già l'ho pensato da diverso tempo, perché quando si apre il campo mi piace andare anche molto senza palla e da struttura, a rifinitura, al tiro. Io credo che quel ruolo possa ripetere una alla grande.